Apriamo subito la nostra finestra in diretta, andiamo proprio nel paese della Valfino che è stato denominato durante l'emergenza Covid la VO d'Abruzzo. Vedete in collegamento Stefano Recanati che ha con sé il sindaco di Castiglione Vincenzo D'Ercole che ringrazio e saluto. Linea a te Stefano. Buon pomeriggio Alfredo, buon pomeriggio ai telespettatori del TG6. Sì, siamo a Castiglione Messer Raimondo, nella Valfino, comune di 2.180 abitanti, dove nei mesi purtroppo di pandemia da coronavirus sono stati riscontrati 85 casi di positività, tra cui 14 deceduti. E proprio questa è la notizia del giorno, notizia di ieri, che anche l'ultimo positivo sul comune di Castiglione Messer Raimondo è guarito. E allora di questo e con questo parliamo con il sindaco Vincenzo D'Ercole, a cui do il benvenuto e il buon pomeriggio. Grazie sindaco di aver accettato il nostro invito. Allora sindaco, abbiamo detto a microfoni spenti, finalmente un raggio di sole per il vostro comune. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori e grazie della visita. Sì, dopo alcuni mesi siamo fuori dal tunnel, speriamo che questa condizione permanga. Da ieri il nostro comune registra zero positivi e quindi dopo un periodo difficile cerchiamo di guardare avanti con speranza. Ecco, sindaco, ricordiamo che il primo contagiato c'è stato il 9 di marzo, l'ultimo appunto l'altro giorno, 3 mesi, quasi 4 mesi molto difficili. Sì, 4 mesi, quasi 4 mesi difficili, appunto, che hanno visto il nostro comune tra i più colpiti, anzi il più colpito della regione Abruzzo. Abbiamo vissuto giorni veramente difficili, ma con l'aiuto di tutti e di tutta anche la forza della comunità siamo riusciti a superare questo duro periodo. E allora noi prima di fare questo collegamento abbiamo fatto un giro per le vie del borgo della Valfino di Castiglione Messer Raimondo, abbiamo ascoltato le impressioni delle persone che hanno vissuto questo periodo difficile. Allora prego la regia di mandare il contributo realizzato questa mattina. Si trova, ci si fa coraggio, si va avanti. Per cui mio marito, mio figlio è morto il 29, mio marito il 30 marzo. Non ho più niente da Grazie mille, grazie signora. Buona giornata e buon Grazie, tutto. anche a voi. Signor Pasquale, finalmente Castiglione Messer Raimondo azzera i casi di positività. Com'è stato vivere questi mesi? È un po' triste, è stato. Purtroppo che possiamo fare? E queste sono le cose. Piano piano speriamo che passerà tutto. Purtroppo. Indegniamoci che non è che dice 2 mesi, 3 mesi. Io speravo veramente per Natale, sai com'è? Andiamo avanti, ci rimettiamo, mi sa che no. Purtroppo noi siamo un paesetto dove ci conosciamo un po' tutti ed è stato veramente veramente brutto e quindi siamo veramente contenti di essere arrivati allo zero, iniziare a vedere un po' di luce. Ecco, il bar e le attività iniziano a frequentare, a ripopolarsi. Piano piano con molta 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 difficoltà, però sì, adesso si inizia a vedere qualche movimento in più, un po' di serenità più con la gente. La paura c'è stata per tutti, ora speriamo insomma che torniamo alla normalità, che si riparte. Quanto è stato difficile vivere 3 mesi chiuso in casa, 3 mesi, ma anche di più di 3 mesi? Ma più che chiusi in casa, proprio vedere l'ambulanza tutte le sere, le campane che suonavano a morte, insomma, è stato brutto. Siamo molto felici, sì, all'inizio le difficoltà sono state tante, la gente aveva paura, meno male, con le dovute cautele, perché tutto dipende anche da noi, se siamo attenti, meglio per noi. Quando è stato emozionante riaprire il negozio, l'attività e fare felici i primi clienti? Guardi, non mi dica, sì, il giorno di riapertura, diciamo una grande festa, senza abbracci, senza baci, giornata stancante, ma bella, sì. Voi vi conoscete tutti in questo paese e conoscevate anche purtroppo le 14 persone che sono venute a mancare. Sì, assolutamente. Infatti è stato traumatico per tutti, dalla prima vittima fino all'ultima. E adesso anche per voi giovani può tornare un po' di sereno con la riapertura di tante attività e tornare piano piano alla normalità. Sì, torniamo al lavoro, torniamo alla normalità. Speriamo che appunto tutte queste attività ripartano comunque al meglio. Giovani?
Giovani, diciamo che sono quelli che hanno sentito di meno la cosa, però anche loro fanno la loro parte, cioè nel senso che anche si cerca di stare il più possibile attenti. Diciamo che questa brutta avventura è stata capita dalle persone. Sì, sì, qui sì, ne abbiamo risentiti tutti, dai piccoli ai più anziani, veramente tutti. Non è fiducioso? Non è fiducioso, assolutamente. Purtroppo 14 morti sul vostro comune, le riconosceva? Sì, sì, quasi tutti. È stato difficile? È molto difficile, dispiaciuto veramente. Purtroppo che possiamo fare noi? Questa è la vita, dobbiamo rassegnare che piano piano, pure, diciamo, pure che ci è capitato, che possiamo fare? Quello destino che doveva andare in quella maniera e via. Dopo questa pandemia e gli amici che ci hanno lasciati, anche perché qua ci conosciamo tutti indistintamente. Ecco, potete tornare alla normalità pian piano? Speriamo, e siamo già a buon punto. E allora, Sindaco D'Ercole, queste sono le parole dei suoi concittadini, tanto dolore, tanta difficoltà, ma speranza, sia da parte dei più giovani che da parte dei più anziani. Ecco, fate comunità. Sì, abbiamo fatto comunità nel momento di difficoltà, adesso faremo comunità per ripartire e dobbiamo credere e dare un futuro a queste zone interne e al nostro comune. Sicuramente, come ho già detto, abbiamo vissuto un periodo veramente brutto e che passerà alla storia, ma dobbiamo guardare avanti anche nel ricordo e nel rispetto di quelle persone che purtroppo ci hanno lasciato e hanno purtroppo perso la vita con questo virus. Alfredo, il Sindaco D'Ercole è a disposizione per alcune domande da parte vostra. Sì, allora intanto mi fa piacere, insomma, che aver portato le nostre telecamere nel suo comune dopo esserci sentiti via Skype durante questa emergenza. Anche questo è un piccolo segnale che le cose stanno pian piano tornando più o meno alla normalità. Io le volevo chiedere se guarda indietro a quello che è accaduto. Lei è anche, tra l'altro, uno dei guariti dal coronavirus. Ecco, se guarda indietro, riesce a darsi una spiegazione del perché questa vostra piccola comunità è praticamente stata l'epicentro dell'epidemia nella nostra regione, o quasi? Ma guardi, innanzitutto vi ringrazio per l'attenzione di questi mesi e per la voce che ci avete dato, anche se via Skype, ma è stata fondamentale. E io non so darvi una spiegazione medica a questo punto, scientifica, però sicuramente il virus era presente già da alcune settimane prima, fino a quando poi si è accorti sia in Abruzzo che in Italia che il coronavirus era arrivato, e sicuramente penso che da inizio anno già era tra le nostre comunità e ha avuto il picco in quel periodo. Quindi ci sono stati sicuramente più focolai e più punti da dove è arrivato. Altra domanda che le faccio, ricordando le persone che non ci sono più, avete intenzione come comune di mettere in piedi qualche iniziativa per mantenere la memoria di queste persone che purtroppo non ce l'hanno fatta? Sì, sicuramente nei prossimi mesi già stiamo pensando a un progetto di un monumento, di un murales in ricordo di queste persone, perché come ho spesso detto e ribadisco anche oggi, Castiglione Maestremondo è come se avesse vissuto una sorta di terza guerra mondiale e abbiamo più o meno contato le stesse vittime che abbiamo contato nei periodi delle due guerre principali, quindi sicuramente andremo ad onorare la memoria di queste persone con un monumento o qualcosa del genere che possa ricordarle per sempre. Invece, venendo a quello che, insomma, il futuro prossimo, di che cosa ha bisogno la sua comunità, se c'è qualcosa che possono fare le istituzioni, ma anche gli operatori economici, per cercare di sostenere già aree interne provate da tutte le problematiche che prescindono dal Covid, ma chiaramente ancor più appesantite da questa emergenza?
Sì, qui le istituzioni si devono far carico insieme a noi comuni di un progetto di ampio respiro che duri anni, cioè qui si deve investire nelle aree interne per far sì che chi vive in queste aree possa essere almeno agevolato in qualcosa, e quindi ci vuole sia un progetto per far rimanere chi c'è e per un progetto per attrarre nuovi abitanti e nuovi impegni economici, a tal punto da creare un indotto turistico, quindi c'è bisogno di investimenti da parte della Regione e dello Stato affinché queste aree divengano attrattive. Stefano, per la chiusura del collegamento. Alfredo, allora Sindaco, per chiudere, lei ha promesso a microfoni spenti di non fare più polemica, di però chiedere alla Regione Abruzzo un po' di attenzione in più, anche dal punto di vista più banale, che è quella di riportare i quotidiani, i giornali la mattina a Castiglione di Messere Raimondo, perché da 3 mesi non avete più quotidiani da leggere. Sì, sicuramente io chiedo un'attenzione per questa problematica che ci ha lasciato il Covid, nel senso che la comunità di Castiglione Messere Raimondo e della Valfina intera, quindi 5 comuni, anzi anche Elice, quindi 6, non hanno più la consegna da parte della ditta che si occupa di questo, che è un ente privato, di consegnare i quotidiani, quindi anche quelle attività che hanno investito su questo tipologia di attività. Anche ad esempio a Bisenti c'è una signora che da poco ha rilevato un'attività del genere, è in netta difficoltà, quindi chiedo alla Regione di trovare una via, e anche allo Stato, perché anche alcuni deputati e senatori sono informati di questa problematica della Valfino, di trovare la via per far sì che tornino a consegnare i giornali, anche perché il diritto all'informazione è un diritto sancito in Costituzione. Grazie, allora, grazie al sindaco di Castiglione Messere Raimondo Vincenzo D'Ercole, grazie per aver accettato il nostro invito e aver portato l'esperienza del Covid-19 qui nel suo comune ai nostri microfoni. Ricordiamo, è tutto da Castiglione Messere Raimondo, paese che, come abbiamo detto già all'inizio, ha contato 14 morti, 85 casi di positività, ma da oggi è tornato finalmente il sole anche nel comune della Valfino. E da Castiglione Messere Raimondo è tutto, linea che può tornare allo studio.